Buongiorno, per Notizie Abruzzo siamo a Pescara in compagnia di Gianni Placido, neo sindaco di Turri Radignani. Lei però ha già avuto un'esperienza come sindaco precedentemente. Allora sindaco, il suo ritorno nella scena come primo cittadino nel suo paese, con quali progetti, con quali iniziative? Sì, come diceva bene, io già ho ricoperto la carica di sindaco dal 95 al 2004, consecutivamente due legislature. Poi c'è stata una parentesi in consiglio sempre comunale come minoranza e poi un'uscita dalla vita amministrativa e politica, perché non mi riconoscevo più in nessun partito di nessuna coalizione e quindi ho preferito starmene un po' in disparte. E poi dall'anno scorso sono stato ricontattato e riconvinto da alcuni esponenti politici che gravitano nel mondo del civismo e soprattutto sono stato convinto dai cittadini che mi hanno chiesto fortemente di ricandidarmi, perché il nostro comune è un comune dissestato, viene da un dissesto finanziario, viene anche dalle dimissioni di un sindaco che non ha portato a compimento il suo mandato e quindi abbiamo una situazione molto molto delicata. Ho deciso appunto di ricandidarmi perché a fianco a me uno dei molti elementi validi, tutti elementi validi, e insieme vogliamo ricominciare a ricostruire un tessuto amministrativo che possa rispondere a tutte le esigenze dei nostri cittadini. Bene, lei è anche vicino all'ex assessore regionale, ma è un protagonista insomma del centrosinistra, ex PD, sì, mi sembra, Donato Di Matteo, che in questi ultimi mesi è convintamente sceso in campo per un civismo inclusivo di tutti i cittadini e anche esponenti politici come lei. Lei è vicino al consigliere Di Matteo? Sì, io sono di estrazione di sinistra, vengo dal PC come dal PC viene anche Donato Di Matteo. E quando mi riferivo a esponenti politici che mi hanno contattato l'anno scorso, mi riferivo proprio espressamente a lui, perché appunto ha iniziato un percorso che civico regionale, ha iniziato un percorso di civismo per l'Abruzzo e io, ecco, voglio dargli una mano in questo senso, farò di tutto possibile per sostenerlo, perché oggi i partiti sono stati molto ridimensionati, hanno preferito buttarsi sul personalismo e il personalismo li ha portati al declino. Quindi vedo solo con il civismo la possibilità di riprendere un'azione politica in Abruzzo seria e condivisa dalla cittadinanza. Un'ultima considerazione, Turri Valignani è un piccolo paese montano. Quali politiche servono per i piccoli paesi nelle aree montane, a suo giudizio? Sì, Turri Valignani è a 310 metri sul livello del mare, è un paese pedomontano, anche se fa parte della comunità montana Maiello e Morrone. La necessità primaria per un piccolo comune come il nostro, che dista solo a 3 km di distanza dalla vallata, quindi dall'uscita autostradale all'Anno Scafa, e il trasporto pubblico principalmente, perché è mal servito, è servito con una sola corsa di andata verso Scafa la mattina molto presto, che penalizza anche chi vuole usufruire, i ragazzi che vogliono usufruire del mezzo pubblico per andare a scuola, e c'ha un solo ritorno nel primo pomeriggio e anche questo è molto penalizzante. Quindi il nostro intervento in regione sarà nell'immediato appunto cercare di avere più corse pubbliche in maniera tale da permettere ai nostri cittadini di usufruire del mezzo pubblico per andare sia al lavoro che a scuola. E la viabilità delle strade è un altro problema gravoso per tutti i piccoli comuni, quindi chiederemo insieme agli altri comuni alla regione di occuparsi strategicamente del nostro territorio, rimettendo a posto soprattutto le strade principali che collegano i centri delle nostre cittadine. Bene, allora ringraziamo il neo sindaco di Turri Valignani, Gianni Placido, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.